Comunque una cosa però. Una copia rimane a noi, un voto di protesta che effettivamente è una denuncia di incostituzionalità, ma non detta da noi, ma confermata dalla Corte Costituzionale che con una sentenza 1/2014 ha detto che questo Parlamento è incostituzionale. E poi Napolitano ha avuto il coraggio e la pretesa di dire che non era retroattiva, ma la Costituzione parla chiaro, dice che qualsiasi legge viene bocciata dalla Corte Costituzionale, alla fine porta a bocciare, a eliminare tutto ciò che ha prodotto e diventa nullo, quindi sarebbe dal 94 che noi stiamo vivendo leggi che non sono più costituzionali. Però non è che possiamo adesso andare a fare che cosa? Adesso noi possiamo, con questo voto di protesta, denunciare l'incostituzionalità del tutto, facendolo in tanti e non come lo facevano 800.000 persone in Italia, che è stato fatto questo voto di protesta dicendo io non mi sento rappresentato da nessuno e quindi. Siccome due copie vanno al prefetto, il prefetto leggendole dice: senti, rappresentato da nessuno, fatte si hanno, cioè che te posso fare io? E non ti diceva niente. Invece in questo contesto, io quando che avrò questa ricevuta che me la devono librare, io pago le tasse perché lavoro all'ospedale da 31 anni, 1.100 euro al mese, dopo 15 anni me ne hanno aumentate di 30, da 1.020, 1.050, cioè non posso pensare di portare avanti una famiglia, le tasse, tutte le spese di casa, cioè morirò di fame, leverò sempre comunque gioia a mia figlia, perché comunque quello è. Automaticamente io faccio di qualsiasi tipo, che già la sto facendo, io ho denunciato il CEP, quelli dell'immondizia, ho detto io non ti do i soldi per bruciare l'inceneritore e mi stai inquinando tutto, quindi io dico che ci vuole informazione, consapevolezza e resistenza. Persone come me, anche tanti di voi, penso abbiamo fatto tutti e tre passaggi, senza questi tre pilastri. La rivoluzione sopra non ce la costruisci perché caschi o di qua o di là e andiamo nel caos e andiamo col sangue. Ci abbiamo la possibilità di fare una protesta civile. Se noi qua adesso siamo 1 milione di persone, perché non arriverà poca gente, stanno a fermare tutti da tutte le parti, dico queste sul pullman, stanno a fare un casino, io ho fatto di via mezza metropolitana, l'ho fatto girare un'altra parte, ho detto uscite prima, andate a San Giovanni, manco che fanno ripartire e poi mandano via. Dopodiché, il discorso è questo, 1 milione di persone a manifestare ci porterebbe a caos perché ci metterebbero in mezzo di tutti, violenze e cose varie come l'ultima manifestazione a San Giovanni, non hanno fatto parlare nessuno, è successo un bordello e non si è parlato. Invece questo voto di protesta fatto dallo stesso numero di persone, pacifica, non violenta, civile, cioè sarebbe una protesta vera e propria, una disobbedienza civile che si potrebbe estendere. Sì, lascio la parola anche agli altri. So che qualcuno ha già preso i volantini che possono spiegare. Comunque ci sta. La chat Telegram che è libera, possono tutti entrare, voto di protesta, ci sono i moduli, è pubblica. Entrate, uscite, prendete i moduli, leggete, chi vuole fare. Noi pure siamo per la libera scelta e vi ringrazio. Allora, ci sono. Io ho ancora Laura in linea. Vai sulla chat di Telegram e trovi sì, dai.